È il giorno più importante per i quasi 20.000 studenti calabresi che affrontano la prova di maturità, tornata quasi alla normalità dopo i 2 anni segnati dal Covid. Si comincia con la prima prova scritta, il compito d'italiano, e prima di varcare i cancelli della scuola si fanno le previsioni più disparate sulle possibili tracce, tra facce preoccupate e chi esorcizza la tensione con scherzi e battute. Con un po' di ansia, come è giusto che sia, però la speranza è l'ultimo a morire, speriamo. Comunque è bello anche condividerlo con tutti, in presenza, senza magari come è stato per gli altri anni, dove c'è stato il maxi orale che è durato relativamente poco rispetto magari agli esami tradizionali. Quindi è bello anche condividere questo momento. Innanzitutto sono volati 5 anni e perdo degli amici che sono stati una famiglia. Anche dei professori che comunque ci hanno sempre sostenuto, e da domani non ci sarà nessuno che comunque ci aiuterà oppure ci supporterà ogni giorno. Beh, cioè, pensiamo che possa uscire qualcosa, soprattutto di attualità, Covid, guerra, poi di altro non sappiamo nulla, di altro un mistero più che altro. Da una poesia di Pascoli a una novella di Verga, a un testo di Gerardo Colombo e Liliana Segre, negli argomenti delle tracce entrano anche i cambiamenti climatici, l'iperconnessione, la musicofilia, le conseguenze della pandemia sul pianeta. Allora, con un po' d'ansia, ma contento perché ormai ho finito praticamente. Quindi un misto tra. Vabbè, ma gli orali è l'ultimo step, ormai siamo all'inizio della fine del percorso. Quindi spero che finisca nel migliore dei modi. Un po' d'ansia, ma sono comunque felice. Tranquillo, al massimo. Dai, siamo un po' emozionati per questa giornata, però alla fine speriamo di cavarcela.